Salve a tutti lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi vi parlerò dei miei 10 film e serie TV preferiti del 2020. Ho deciso di iniziare già con le classifiche del 2020 perché in realtà sul mio canale quest'anno usciranno parecchi video a riguardo. Ci sarà la classifica dei prodotti beauty, la classifica dei preferiti random, dei migliori fumetti, dei migliori libri. E non volevo che gennaio su Read Blog Repeat si trasformasse a livello di video semplicemente in un riassuntone di quello che è stato l'anno precedente. Ho detto li diluisco e inizio già a metà dicembre, incrociando le dita che io in questi 15 giorni non guardi film o serie TV che mi cambiano la vita. È stato difficilissimo mettere insieme questa classifica. Ho dovuto lasciare fuori cose che ho amato alla follia. Io vi raccomando comunque di guardare il mio video sulle 50 serie TV preferite che vi linko nelle schede nell'info box se ve lo siete perso. E prima di cominciare ho solo una, in realtà, cosa da dirvi. All'interno della classifica ho deciso di inserire solo le serie TV che ho iniziato nel 2020. Mi sembrava corretto, nel senso, inserire dei prodotti che in realtà mi accompagnano da tanti anni e soprattutto mi sembrava che in questo modo potessi mettere molto meglio sullo stesso piano film, ovviamente appunto con serie TV. E altra cosa, la classifica si riferisce a prodotti che io ho fruito nel 2020, non necessariamente prodotti che sono usciti quest'anno. Detto questo, direi di cominciare. E al decimo posto troviamo Tiger King, una miniserie originale Netflix di documentari uscita attorno al periodo di marzo-aprile. Si concentra sulla situazione degli zoo privati di grandi felini negli Stati Uniti. Il protagonista assoluto di questa serie è Joe Exotic, però ovviamente troviamo anche altre figure completamente assurde all'interno del documentario. Ci concentriamo anche tanto sulla sua faida con Carol Baskin. Ho deciso di inserirlo qui proprio perché si tratta di un documentario. Nel senso, se si fosse trattato di un prodotto di intrattenimento, sì, ma comunque di fiction, non avrebbe avuto su di me lo stesso impatto che ho avuto sapendo di guardare qualcosa di reale. Ci sono stati degli episodi all'interno del documentario che mi hanno completamente scioccata, non solo per quello che è il trattamento nei confronti degli animali, ma anche e soprattutto per le dinamiche interpersonali fra i diversi esseri umani. Ci sono delle scene estremamente forti, una in particolare che non vi spoilerò, però mi ha distrutta proprio. Io ero davanti allo schermo, mascella a terra. E in generale veramente mi ha fatto pensare, wow, al mondo esiste veramente di tutto. Un altro motivo per cui secondo me questo documentario meritava di entrare in una classifica simile è stato il momento del suo rilascio. In che senso? Tiger King è arrivato su Netflix in un momento in cui tutti noi eravamo chiusi dentro casa per la prima volta in assoluto. E forse proprio per questo ha avuto un successo stratosferico. È stato un prodotto che abbiamo fruito tutti in un momento estremamente particolare delle nostre esistenze e in qualche modo è diventato simbolo di quella prima chiusura. Io non so se Tiger King avrebbe avuto il successo che ha avuto se non fossimo stati tutti dentro casa davanti a Netflix, ma in linea generale è andata così. E veramente mi rievoca dei ricordi incredibili e assurdi, si meritava il decimo posto. Al nono posto un film che non è uscito quest'anno, ma io quest'anno ho trovato il coraggio di guardare per la prima volta e sto parlando di Animali Notturni, lui disponibile su Netflix. Animali Notturni è un film che è uscito originariamente nel 2016 ed è diretto da Tom Ford. Tom Ford è uno dei miei stilisti preferiti di sempre, in realtà mi ero già misurata con lui come regista con estrema soddisfazione. Ero sempre rimasta alla larga da Animali Notturni perché è un film estremamente violento che all'interno ha delle vicende che di solito triggerano la mia ansia. Nel 2020 mi sono sentita di affrontare queste mie paure e devo dire che nonostante un film che mi ha dato gli incubi, mi ha sconvolta, mi ha terrorizzata, sono molto 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 contenta di averlo visto perché è un contenuto di qualità a livelli inimmaginabili. Le vicende camminano su due
livelli differenti, un livello di realtà e un livello di finzione. Noi ci troviamo in compagnia della nostra protagonista Amy Adams, che riceve dal suo ex marito il manoscritto del romanzo che ha appena completato. E dunque noi seguiamo le vicende di Amy Adams, che legge il romanzo ed ha a che fare con quella che è la sua vita di tutti i giorni, vita estremamente opulenta ma anche molto infelice, e in parallelo seguiamo invece la trama del romanzo, alla quale viene data vita con un cast tra l'altro stellare, perché troviamo Aaron Taylor Johnson e Jake Gyllenhaal. Io devo dire che non solo sono rimasta veramente estasiata dalla scelta del casting, e non credevo che sarei mai stata terrorizzata da Aaron Johnson. Aaron Johnson è un attore che io seguo sin dai suoi esordi, da quando era veramente ragazzino e faceva film per teenager, e ha sempre avuto una caratterizzazione estremamente positiva che di tanto in tanto tende anche verso il nerd sfigato. All'interno di Animali Notturni è cattivo, cattivissimo, ed è in grado di fartela fare sotto, è stato bellissimo. Poi ovviamente c'è una fotografia pazzesca, veramente pazzesca, ma quello che colpisce tanto appunto è anche e soprattutto la trama e il senso di terrore assoluto che ti scatena, che tu vivi attraverso il personaggio di Amy Adams. Non ve lo raccomando se avete uno stomaco sensibile, se siete sensibili verso determinate tematiche, perché c'è una scena veramente troppo forte, resa tra l'altro visivamente senza sconti in tutto lo schifo che può causare, però grande, grande, grande film e grande pezzo di cinematografia. All'ottavo posto, una miniserie originale Netflix che in realtà è uscita da pochissimo, che dalla sua uscita è in cima alle classifiche, e la cosa non potrebbe rendermi più felice, e fra l'altro sono particolarmente felice perché io l'ho vista ancora prima che diventasse popolare, io me la sono mangiata subito perché l'aspettavo, e sto parlando della Regina degli Scacchi, protagonista Anya Taylor-Joy. Noi seguiamo le avventure di un giovane orfana, Beth Harmond, che entra a contatto con il mondo degli scacchi, inizia a giocarvi e in realtà diventa una campionessa di tutto rispetto. In questo suo viaggio per diventare la migliore giocatrice di scacchi al mondo, la troviamo a combattere una dipendenza da pillole e da alcol. Secondo me, escluso il primo episodio, che per quanto mi riguarda è di una lentezza disarmante, cioè il primo episodio non mi è piaciuto per niente, tutto il resto della serie è caratterizzato da un ritmo incredibile e soprattutto ne ho apprezzato le atmosfere, estremamente coerenti con quello che è il periodo in cui è ambientata la serie, e poi ovviamente per me vince per la centralità assoluta che viene data al gioco degli scacchi. Nel senso, gli scacchi non sono un espediente per parlare della storia di una ragazza che ha problemi di dipendenza. Gli scacchi sono parte fondante e centrale di ogni singolo episodio, e lo screen time dato all'effettiva partita è incredibile. Io gioco a scacchi da quando avevo 6 anni, e questa non credo sia una cosa che sapete di me, sono anche parecchio brava. Secondo me non si parla abbastanza di questo gioco un po' caduto in disuso, e trovarmi di fronte a un contenuto pop in grado di attirare grandissime quantità di pubblico, proprio una massa di nuova gente verso uno dei miei giochi preferiti di sempre, mi ha riempita di gioia. Al settimo posto, un film col grande amore della mia vita. Io credo che non potrebbe mai esistere una classifica dei migliori film o migliori serie TV che Valeria guarda in un anno in cui non appare Tom Hardy. Ha una capacità di trasformarsi e immedesimarsi nel personaggio, farlo suo, farne suoi soprattutto i movimenti, le cadenze, veramente che mi lasciano ogni volta a bocca aperta. E nel 2020 ho fatto violenza su me stessa, ho voluto guardare un film che altrimenti non avrei mai visto se non ci fosse stato Tom Hardy, e devo dire di essermene innamorata, e sto parlando di Mad Max Fury Road, lui come protagonista, Charlize Theron nel ruolo di Furiosa. Io non sono una persona che ama gli action movie, sinceramente non me ne può fregare di meno, e non amo nemmeno i film ambientati in scenari post-apocalittici, quindi figuriamoci se Mad Max poteva mai rientrare nella mia sfera di interesse. Io lo sono mangiato. Ringrazio Tom Hardy per averne fatto il protagonista, perché altrimenti non l'avrei scoperto,
ma devo dire che in realtà catturarmi non è stata solo la sua interpretazione, ma in generale il mood del film e soprattutto il ritmo del film. Io non sono riuscita a staccare gli occhi da quella visione nemmeno per un attimo, non ho preso in mano il telefono, non ho scrollato Instagram, ma in realtà non ho manco sbattuto le palpebre, cioè io dentro di me pensavo solo ti prego non finire, prego non finire Mad Max Fury Road. Ovviamente anche qui violenza a non finire, dunque state attenti. Io sono rimasta contenta, cioè lui è così in alto nella classifica proprio perché sono felice io personalmente per una volta di essermi appassionata ad un action movie, perché sono in grado di fare anche quello. Al sesto posto, film che ho visto al cinema a febbraio. Mamma mia, a febbraio potevamo andare ancora al cinema, ragazzi miei, che ricordi? E sto parlando di Jojo Rabbit. Ne parleremo poco perché altrimenti mi commuovo, perché è un film che mi fa piangere. Come un agnellino a Pasqua piango pensando a Jojo Rabbit. Il regista è Taika Waititi, che fra l'altro ha anche una parte abbastanza fondamentale all'interno della pellicola come interprete. Il film è tratto da un romanzo, ma quando sono venuta a sapere che la parte interpretata da Taika Waititi nel romanzo non esiste, è stata un'invenzione del regista, ho deciso che in realtà non sono più interessata a leggere il romanzo, perché quella era assolutamente la parte migliore. Noi siamo nella Germania della Seconda Guerra Mondiale, siamo in compagnia di Jojo, un ragazzino super fan del regime. Sembra strano di dire una cosa del genere, ma Jojo adora il regime. In realtà è un bambino che ovviamente non si rende assolutamente conto di quelle che sono le brutture del Terzo Reich, però ama sentirsi parte, ecco, di qualcosa. È un ragazzino estremamente sensibile, dolce, docile, che in realtà non ha nulla di quella potenza, di quella fame di sangue che tecnicamente potrebbe mandarlo avanti in una società del genere. E il suo migliore amico immaginario è Hitler. È un viaggio di consapevolezza della storia di questo ragazzino che si rende conto che ciò in cui crede fa male agli altri. È un ragazzino che si trova in qualcosa di estremamente più grande di lui e tenta di sopravvivervi. Pianto in sala, guardate, da tre quarti di film in poi, come una bambina. Io sono uscita da là dentro disidratata per quanto avevo pianto. Non vi spoilerò adesso, ma il mio autoregalo di Natale ha a che fare con Jojo Rabbit, perché all'interno del film viene citata una poesia di Rilke che ho scoperto tramite la pellicola e che mi è rimasta dentro in maniera intrinseca, cioè proprio me la sento nel DNA. È un film su un argomento affrontato e straaffrontato e non mi ero mai trovata di fronte ad un punto di vista simile. Durante Jojo Rabbit ridi anche tanto e soprattutto hai un punto di vista veramente innocente sulla questione, col fatto che tu segui Jojo e quindi tecnicamente diventi Jojo, perché è la lente attraverso la quale lui vede quello che sta succedendo. Ti ritrovi ad avere di fronte un ambiente ovattato, ma essendo adulto ti rendi conto di quello che c'è dietro quella lente e dunque leggi il film su strati diversi rispetto al protagonista e rende la visione ancora più spettacolare. L'ho amato. Al quinto posto, il film che ho visto al cinema subito dopo aver visto Jojo Rabbit. Sto parlando di Parasite. È stato il primo film in lingua non inglese, in coreano, a vincere l'Oscar come miglior film. Io ne sono rimasta sconvolta, nel senso, non credo che lo definirei mai uno dei miei film preferiti. È qui, ed è qui così in alto nella classifica, perché ha un valore cinematografico inestimabile. È un film che gioca sulle scale di potere, sulle classi sociali e su come vengono percepite dagli esseri umani in un ambiente poi in cui le classi sociali hanno ancora una distinzione estremamente netta. Noi ci troviamo di fronte ad una famiglia poverissima che per una serie di incastri del destino si ritrova a lavorare per una famiglia invece estremamente benestante. Tutti i membri di questa famiglia povera, attraverso sotterfugi e menzogne, si infilano in casa di queste persone e quindi tu hai idea che siano loro i parassiti della situazione. In realtà, andando avanti nella visione del film, tu ti rendi conto che i parassiti sono ben altri. Ho adorato il fatto che ogni 10-20 minuti il film mettesse in gioco
quello che era il tuo costrutto mentale su quello che stava succedendo. Per questo tu segui l'andamento degli eventi e continui a cambiare opinione ogni 5 minuti su quello che succederà. Ha un twist a metà film pazzesco, ovviamente non ve lo spoilero, e continui a cambiare idea su chi secondo te debba andare avanti in questa stramba lotta per la sopravvivenza. Parasite ha meritato l'Oscar veramente a mani basse. Se come me amate il mondo del cinema, secondo me è una visione che non deve assolutamente mancare. Quarto posto, ve lo dico già, dal quarto fino al primo abbiamo solo serie TV. Serie TV non ci posso fare niente. Al quarto posto, Fleabag di Phoebe Waller-Bridge. Fleabag, fra l'altro, non so se lo sapete, è nata come One Woman Show, messo appunto in piedi dalla Bridge, poi è stato acquisito dalla BBC come soggetto e ne sono nate le due stagioni più belle della storia della televisione. Non so nemmeno come parlarvi di Fleabag. Noi seguiamo le avventure della nostra protagonista che fondamentalmente si barcamena in quella che è la sua vita, nel senso la vita lavorativa, la sua attività commerciale. Sì, riesce a stare a galla, ma non così bene. La sua famiglia è praticamente unita con lo sputo. La sua vita sentimentale è assolutamente disastrosa. A fare da rumore di fondo a tutto questo, a disturbare il cervello della nostra protagonista, c'è la recente morte della sua migliore amica. Arriverà un uomo nella vita della protagonista, del quale io mi sono perdutamente innamorata, ve lo dico, che però ha diversi problemi. Probabilmente ho fatto la peggior descrizione di Fleabag che si potesse fare sulla faccia della terra. Vince perché ha una sceneggiatura della Madonna. Cioè, semplicemente, so che non sto usando termini tecnicamente appropriati, ma Fleabag è una sceneggiatura della Madonna. Ha, fra l'altro, la protagonista che continua ad abbattere il muro fra lo spettatore e la serie, continua a interrompere, ecco, quest'idea che noi abbiamo che la serie sia lì e noi siamo qui, parla direttamente a noi, è assolutamente dissacrante. Fleabag è in generale è così in alto nella mia classifica perché io mi rivedo moltissimo nella protagonista. E questo detto, fra l'altro, non solo da me, nel senso come autocritica, perché poi non è che la protagonista sia un personaggio così positivo, intendiamoci, ma mi è stato anche detto da persone che mi conoscono estremamente bene. Io a Fleabag voglio bene. È un castello di carte straordinario e soprattutto lo ammiro anche come scrittrice, come persona che vuole fare quello che Phoebe Waller-Bridge ha fatto nella sua vita. Io non posso fare altro che provare invidia, ammirazione e soprattutto aver voglia di fare un rewatch, dopo che ne ho parlato adesso. Medaglia di bronzo del mio 2020 se lo becca Il racconto dell'ancella, la serie TV 3 stagioni che io ho guardato su Team Vision, perché Il racconto dell'ancella è tratto dall'omonimo romanzo di Margaret Atwood, che comunque vi linkerò ad Amazon nell'info box e vi invito caldamente a leggere. Ho un tatuaggio dedicato al racconto dell'ancella e come ogni volta vi linkerò il video sui miei tatuaggi nelle schede e nell'info box. Era assurdo effettivamente che io non avessi ancora guardato la serie che ne era stata tratta. Finalmente ho messo Team Vision, me la sono vista e posso dirvi che spacca. Prende una direzione completamente diversa rispetto a quello che è il romanzo. Sono due prodotti che partono dallo stesso ceppo, che hanno le stesse atmosfere, ma che vanno in due direzioni diverse. Noi siamo a Gilead. Gilead è una repubblica nata in uno scenario più o meno post-apocalittico e le donne sono state suddivise in diversi scomparti, sono state completamente spogliate di qualsiasi loro diritto e alcune donne in età fertile che hanno la possibilità di procreare sono state designate al ruolo di ancelle, ovvero sono diventate le donne che entrano nelle case dei comandanti o comunque dei membri di spicco, ecco, della società di Gilead e si devono accoppiare con gli uomini per poter procreare e donare i loro figli al comandante e alla propria moglie. Allora, guardate, una serie che mi è piaciuta ovviamente tantissimo, ne avevo parlato su Instagram, trovate la mia recensione con le gif di Boris negli highlights del mio profilo, sono Readblog Repeat, anche lì. È stata bella, cioè, è stata bella in generale perché è suspense a mille, c'è Elizabeth Moss come protagonista che è un'attrice che io amo tremendamente. Sono legata al franchise perché è uno dei miei libri preferiti di sempre, un mio tatuaggio. E c'erano tante ragioni per cui questa serie si sarebbe ovviamente trovata all'interno di questa classifica. Ma si trova così in alto, ha superato Fleabag. Per il personaggio di Serena Joy, il personaggio di Serena Joy viene sviluppato all'interno della serie ed è una psicopatica
Stai Cristiana, cioè io veramente vorrei fare un giro di applausi agli sceneggiatori del racconto dell'Ancella anche solo per lo sviluppo e la scrittura del personaggio di Serena Joy che da solo vale la visione di tutte e tre le stagioni. Serena Joy è un personaggio che non riesce, non ce la fa proprio a rimanere della stessa opinione per più di 10 secondi di screen time. È una mina vagante all'interno delle vicende, è assurdo. Io iniziavo ogni puntata pensando, oddio ti prego, qualcuno leghi Serena Joy, cioè, ho paura di quello che potrebbe fare sta donna da sola fa un casino. Dunque, terzo posto, perché davvero all'interno del mondo televisivo, ma anche in realtà all'interno del mondo cinematografico, un personaggio come Serena Joy non l'avevo mai, mai visto. Secondo posto, medaglia d'argento, Dark. È una serie originale Netflix, Netflix Germania, vi sono 3 stagioni complete, non andrà avanti, ed è una serie TV ambientata in una cittadina tedesca con un impianto nucleare che al centro delle sue vicende ha i viaggi nel tempo. E noi seguiamo le avventure del nostro protagonista, che è Jonas, che deve capire cosa diamine stia succedendo. Dark, anche a livello di meme, se vi è mai capitato di trovarveli davanti e non avete mai visto la serie, è un po' la serie del cosa sto guardando? Io, vi giuro, io me lo sono mangiato, l'ho finito in tipo 3 giorni ed è diventato per un mesetto buono argomento di discussione principale con tutti i miei amici. Ma davvero io lo guardavo, mi guardavo intorno e pensavo qualcuno mi aiuti. Che si fa? Che succede? Non si capisce sottotitolo di Dark. Effettivamente si ha una visione completa e chiara degli eventi solo quando si arriva. Alla fine, io trovo che sia stato un castello di carte perfettamente costruito a livello di sceneggiatura e deve essere stata una sfida non da poco, perché Dark è intricato a livelli inimmaginabili e fra l'altro si trova così in alto anche perché secondo me è stato fatto un lavoro di casting pazzesco. In Dark noi seguiamo diversi livelli temporali, dunque vediamo gli stessi personaggi in diversi stadi della loro vita. E guardate, ve lo giuro, è stato fatto un lavoro così certosino nello scegliere gli attori, per cui tu vedi un personaggio all'età di 10 anni, lo rivedi a 50 e tu capisci che è lui. Cioè, gli attori si somigliano nei movimenti, si somigliano nel linguaggio, si somigliano nel carattere. È stato fatto un lavoro splendido, veramente il secondo posto se lo meritava tutto, anche perché, ripeto, mi ha tenuta incollata allo schermo. Durante la visione di Dark mi portavo il computer in bagno per andare a fare la pipì. Questo è stato Dark. Primo posto, Medaglia d'Oro. Una serie TV che io non avevo mai visto prima del 2020 e me ne pento. Io se me ne pento. Breaking Bad. Io non avevo mai guardato Breaking Bad. Non mi interessava. Non so cosa sia successo. Poi a un certo punto, a metà anno, ho detto, guardiamoci Breaking Bad. Sono mangiata stagione di Breaking Bad con una velocità imbarazzante. Ovviamente le vicende sono stranote, non starò qui a perdere tempo con la trama. Ovviamente Breaking Bad si trova qui per 2 ragioni in particolare. Secondo me innanzitutto non è una serie perfetta, ma non ci addentreremo qui in una recensione vera e propria perché altrimenti siamo 30 anni davanti alla videocamera. Ma uno, i twist nella trama sono uno spettacolo. Io iniziavo ogni episodio con l'angoscia per quello che sarebbe accaduto, che è una cosa estremamente bella da vivere come spettatore, no? Quel momento in cui dici, oddio, verrà scoperto, oddio, cosa succederà, oddio, ne usciranno vivi. Quell'oddio che ti parte qua nel cervello di fronte a dei fatti finti ti fa capire quanto un prodotto sia di qualità, quanto sia fatto bene e quanto ovviamente a livello emotivo ti abbia preso. E secondo motivo per il quale Breaking Bad è al primo posto, è stato il miglior prodotto che io ho visto nel 2020, è Una scena, potremmo parlare, guardate, di Walter White fino a metà del 2021. È un personaggio con un arco narrativo da villain che non avevo mai visto prima. L'evoluzione di Walter White come spettatore, come persona che ha studiato critica cinematografica, come persona che ha studiato scrittura, è stato uno spettacolo da vedere. Cioè, veramente ero lì col violino, un'orchestra immaginaria sul retro, perché veramente complimenti. Ma io lo devo ammettere, il dialogo fra Walter White e sua moglie Skyler, che si conclude, ecco, con I am the one who knocks, è il pezzo, il singolo pezzo
di televisione più bello che abbia mai visto. La mia serie di TV preferita di sempre è The Office, e in The Office non c'è una singola scena che valga quanto il monologo di Walter White che spiega a sua moglie chi sia. C'è una violenza, c'è una sicurezza, c'è un cambiamento che non pensavo mai di poter vedere in TV. Cioè, tu hai un'idea di Walter White, tu ovviamente segui le sue vicende al contrario di sua moglie, sai cosa combina, sai quello che ha fatto, sai quello che è in grado di fare, ma nel momento in cui lui si rivela effettivamente come in qualche modo antagonista, come cattivo della situazione a Skyler, in quel modo, utilizzando quel linguaggio del corpo, tu dici wow, aiuto, abbiamo perso il controllo della situazione, qualcuno mi aiuti. Quella scena vale tutto. Io ogni tanto me la riguardo, perché mi esalta, perché in qualche modo uno dei filoni tematici, ovviamente non il principale, di Breaking Bad è Eat the Rich. Tu sei una brava persona, tu hai un lavoro, tu sei gentile con gli altri, tu ti impegni per gli altri e comunque la vita ti dà niente, ti dà meno di niente. E Walter White in qualche modo è il tramite del riscatto per tutti coloro, come noi persone normali, che si ritrovano a fare una vita di merda, nonostante magari siano belli dentro, nonostante magari abbiano tantissime capacità. Walter White è un po' il trionfo della sfortuna. Ecco, è la rivalsa della persona sfortunata. E quando mi sento giù, quando mi sento abbattuta dall'esistenza e mi vado a riguardare quella scena, e vi giuro su quello che volete che io affronto la vita con uno spirito estremamente diverso, cioè mi trasforma in qualcuno che può dire mo ti faccio vedere io chi sono. Quella scena ha vinto tutto. E Tori, questo video è finito, io spero tantissimo che vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se vi ho consigliato qualcosa di bello oggi che magari non conoscevate, fatemi sapere qual è stato il vostro film o serie TV preferito del 2020, io vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, vi mando un bacio e noi ci vediamo alla prossima.